Buongiorno, non so neanche come, come eh, vi voglio salutare, incoscienti eh, sabato mattina essere qua eh, è difficile darvi il benvenuto così, eh, ma io sono felice. Eh, eh, sono felice perché così mi sveglio anch'io sabato mattina per 21 minuti. Allora, eh, Mettere insieme queste cose richiede sempre un'imbarcatura un po', diciamo così, pensata. Allora non si può pensare fino a, fin troppo, perché sennò diventa pesante. Allora qualcosa però ci ho pensato. E quando mi hanno detto lungimiranza, proprio a me, che ho tutto tranne lungimiranza. Per essere lungimirante occorre in qualche maniera, al mio avviso, non esserlo. Perché noi non possiamo essere lungimiranti, succede di tutto nella vita. Allora lo scopriamo semmai più tardi. Ah sì, bello, era bello, sì, sì, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Allora sono tre passaggi. Tre passaggi nel dire entrare, stare e uscire. Io, per fortuna mia, sono già nella terza fase. Sto già preparando l'uscita. Fantastico. E mentre so che qualcuno magari in questa sala è ancora qui per entrare. Terribile, momenti difficili. Però non pensate che sia la cosa più difficile, perché la cosa più difficile è restare, perché appena sei entrato c'è cioè qualcuno ti vuole uscire far uscire. Ti, ti, ti danno dei calci. Raus, raus, raus. E poi e poi magari capire infine, ma come faccio a costruirmi la buona uscita? No? Impiegati hanno questo, la FT, la RFT, non so come, eh, no? cioè questa è al fine del percorso di ricevere eh, una buona uscita. Noi tutti vorremmo avere una buona uscita. Non è facile neanche questo. Allora, per dire non è niente facile, allora è tutto facile. Occorre in qualche maniera essere incosciente, essere incosciente però con i piedi per terra e come eh, in qualche maniera c'è sempre questo del, del, come diceva Einstein, adesso parlano di nuovo tutti Einstein, no? cioè del velo, no? e per non cadere bisogna muoversi, perché andate sulla bicicletta appena non vi muovete si cade. Allora, è proprio questo che eh, venendo dalla Germania io ho un percorso nell'entrare molto difficile perché non sapevo neanche cosa volevo fare. I miei genitori erano disperati. Allora mi hanno detto "Ma come ma almeno cosa vuoi fare? Ma vuoi fare il giardiniere? Oh, che bello. Faccio il giardiniere. Sì, almeno questo". Sì, ho fatto un giardiniere. Sono diplomato giardiniere fantastico in un vivaio comunale imparare a coltivare super e poi mi piaceva e dice, ma magari qualcosa di più allora università Oh sì se volete faccio università allora ho fatto l'università un e ho fatto architettura del paesaggio bellissima materia architettura del paesaggio landscape architecture Ecco, allora tutto questo qui mi ha portato in qualche maniera a diventare un architetto. Poi, però qui, io avevo preparato anche qualche immagine, ma non vedo niente, ma non fa niente, eh, perché potevo farvi vedere, ma non faccio anche così. Allora detto, il mio professore ha detto, Kipa, tu sei un po' inquieto. Dovresti andare raus da qualche parte. Ah, dico, dove? L'Italia. L'Italia è il paese dei inquieti. <ride> il viaggio di Goethe. Lago di Garda. Bello. Kennst du das Land wo die Zitronen blühen? Fantastico. Io avevo 24 anni e nessuno mi voleva, davvero? Perché chi voleva prendere un giardiniere in Italia, architetto del paesaggio? Chi? Architetto del paesaggio? Roma, Firenze, Napoli. Tutti hanno detto: oh, okay, che bravo, bravo. Ma qui, no, no, non c'è lavoro. Ma figurati, lavoro in Italia: no, non si lavora in Italia, ecco, ma non si lavora. Allora, questo qui, mia. alla fine, passo per Milano, piove. Dove? Ah sì, piove. Passo per Milano, piove. Piazza Castello, terribile, trent'anni fa, città grigia, eh? non come bella come adesso. Città grigia, piove. Allora, arrivo lì e qualcuno mi chiede, l'unico incontro, ma lei può piantare alberi? Ho imparato nient'altro. Inizia domani. Lungimiranza? No. Incidente. Terribile incidente. Ma chi voleva andare a Milano? Io venivo dalla RUR, Acciaio e Carbone, e una settimana dopo mi sono trovato sulla discarica della Falc, Breda, Acciaio, Detriti. E i miei amici ridevano, ma per questo potevi rimanere anche a Gelsenkirchen. E eh, avete ragione. Ecco allora questo primo incidente. Ma per entrare, per entrare bisogna guardare 360 gradi e pedalare. Sempre pedalare. E questo a Milano è fantastico, perché a Milano non si può fare altro che pedalare. Perché almeno ti siedi, qualcuno passa sulla panca e dice ma sei ammalato? Sei disoccupato? No, 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 no sto bene. Cioè, la gente passa con la macchina e dice ma qual è il kipa che sta lì sulla panchina ed è ma avrà un mal di cuore? No, no, sto bene. Allora camminare, camminare veloce bisogna essere veloce e bisogna essere in qualche maniera eh, anche capace di costruirsi il suo spazio. Il vero lusso è questo, poter avere uno spazio qui come faccio io e poi uno spazio voi come voi. Allora io posso cambiare da protagonista e da partecipante. We need always both. Cioè penso che bisogna sempre avere tutto, entrambe le cose. Non c'è uno senza due. E magari se il terzo viene da sé qualcuno dice, no? Allora questo tema mi interessa molto. Come stare insieme, in compagnia, ben accompagnato, ma con il proprio spazio. Il proprio spazio per respirare, per pensare. Il vero lusso oggi è lo spazio. Siamo pieni. E voi siete venuti ancora per farci riempire ancora di più. Ah però vi andrà bene magari. Allora io dico, sono arrivato, ho piantato alberi in questa città bellissima, che io già per me era il mondo, Milano, senza volerlo, primo incidente l'ho detto, ed è insistere, insistere e a partecipare a tutto perché non ci sono più gli ideali della stabilità. Non c'è più questo. E ho avuto 25 anni per trovare la citazione giusta, 25 anni per capire che cosa avevo nella testa. È vero, non sono molto snello io, però poi alla fine l'ho trovato, perché c'è speranza per tutti. L'ho trovato in questa spiegazione di Bruno Zevi gestione della conflittualità, dell'angoscia esistenziale e di un rigenerato nomadismo. E se non è oggi, se non è attuale questo, il nostro nomadismo, non so da dove venite, ma addirittura venite sabato mattina qua, rigenerato nomadismo. allora questo dell'angoscia, della conflittualità, allora non abbiamo più stabilità. E questo è un dramma? No, probabilmente non è un dramma. È un grande potenziale di poter guardare e dire ma quali sono i miei alleati? Come posso far sì che entro davvero e non sono solo un ospite? Per me era questo che dovevo andare nel mondo, dovevo uscire, dovevo andare fuori, avevo bisogno di uscirne dal seminato. Mille chilometri da casa mia mi sentivo magari più libero. E qualcuno mi dava consigli, ascoltiamo sempre i consigli. È vero che a volte sono un po' duri accettare i consigli, però è altrettanto vero che se qualcuno ti guarda negli occhi e ti dà qualche consiglio, io personalmente ringrazio sempre. Anche se è una grave critica, io ringrazio perché c'è qualcosa di vero ci sarà. Allora questo del dire va bene, chi fa? giardiniere, architetto del paesaggio in Italia, ma cosa vuoi? C'è un mio vecchio professore che ha detto se tu vuoi lavorare qui con me devi studiare anche con me, devi diventare un architetto vero, un urbanista, va bene. Ci ho studiato anche al Politecnico di Milano. Allora in qualche maniera questo voler... Essere partecipe a questo mondo vuol dire anche ascoltare. Ascoltare, ascoltare e guardare 360 gradi e non di guardarsi troppo da vicino. Questo si fa più tardi, quando si è vecchio. Inizio io adesso. Però, quando si è giovane, bisogna guardare agli altri. Allora, Milano abbiamo lavorato tanto. From grey to green. Dal grigio al verde, la Pirelli, la Maserati, l'Alfa Romeo, la Fiat, tutti chiudevano, anni fantastici, non erano solo anni da bere gli anni 80, erano anche anni da lavorare. E oggi? E oggi viviamo una nuova epoca, 21 minuti, entrare, entrare in questa nuova epoca perché il mondo non è più così squadrato, non è più così, non è più un pensiero lineare. Non è più un'addizione, ma una detrazione. È organico. È finito il pensiero lineare. Entriamo nella maniera organica. E nella maniera organica cosa possiamo fare? Lungimiranza. Quando tu sei qui, chi guarda fino a lì? Nessuno. Sei nella foresta, sei nel buio, non capisci niente, eppure devi pedalare. Eppure ogni tanto c'è una radura, eppure ogni tanto c'è qualcosa che ci fa pensare che questo mondo può essere anche un mondo istantaneo, bella. Fase, filosofia, no? cos'era, arte, scienza, economia, io c'ho Lant. Ma non si fa niente da solo, c'è bisogno di avere soci. C'è bisogno di avere promotori, c'è bisogno di avere critici, c'è bisogno di avere consulenti. E i consulenti svizzeri, pensate ai svizzeri, amici, cari, però un po' difficile. Oh, svizzeri, poi per un tedesco a Milano. Venivano, io li avrei cacciato fuori quando venivano con queste quattro lettere. Ho detto ma vi pago per questo, quattro lettere, fuori. Invece poi ho detto no. Magari avevano ragione e ci hanno fatto costruire quattro lettere. Tutto inizia dal paesaggio, tutto finisce dal development, sviluppo. E in mezzo c'è l'eterna lotta tra architettura e natura, tra la cultura e la natura. Quello che dice German Rifkin, stop war on nature. E noi diciamo, lasciamoci lavorare con la natura. Uniamoci di nuovo in questo mondo. Allora è bello che queste quattro lettere... In qualche maniera ci aiutano nel stare. Allora nell'entrare a volte bisogna faticare, però diciamoci pure la verità, bisogna avere anche un po' di fortuna, bisogna avere anche un po', no? Come si dice? Qui non lo diciamo. Però poi per restare bisogna costruirsi un castello, un piccolo castello, un'impalcatura. e devi costruirla insieme con... Con chi ti vuole bene, con chi lavora con te. La Land, Land, non è una Land Rover, non è Mainland, non è Deutschland, è Land, Land, Landscape Architecture, Nature Development. Quattro temi che ci piacciono e che ci accompagnano e che diventano una specie di programma. Lei cosa fa? Io faccio questo, nient'altro, pianto alberi. Non pianto grane. Sì, facciamo questo, vogliamo bene le persone, non nel senso che vogliamoci bene, ma cerchiamo di capire qual è il social landscape, quali sono le persone e che bisogno hanno, e magari possiamo dare un piccolo contributo. E dico un piccolo: cerchiamo di essere modesti, non possiamo salvare il mondo e nessuno di noi vuole più salvare il mondo. Neanche più il Papa. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo semmai riformare un po', aggiungere un po', aiutare un po', dare piccoli contributi affinché noi possiamo star bene e affinché chi sta con noi può goderne un po' di questo. Allora, queste sono le impalcature, deals with, e questi sono gli elementi che ci piacciono. E che ci fanno lavorare bene in Italia, in Europa, nel mondo, con 50 persone, a Roma, a Cagliari, a Duisburg, a Milano. E vedete, scendiamo, saliamo, facciamo sempre passeggiate. Perché la passeggiata è un po' come il respiro. È la stessa cosa. Uscirne fuori, se un sindaco non vuole con me passeggiare, non può lavorare. Perché vuol dire che non ha un problema. Se chiamo, chi può venire? Dico, sì, sabato mattina, piuttosto di stare qui faccio una passeggiata. Oh no, non posso. Vabbè, pazienza. Si vede che non ha un problema. Allora non ha bisogno di me. Se mentre si passeggia si comincia a toccare, si comincia a capire e si comincia a vedere al di là di ogni carta qual è il problema. Ed è credo che questa domanda ce la dobbiamo porre più spesso. Ma qual è il problema? C'è un problema? No. Beh allora, amici come prima. Se non c'è un problema, non c'è bisogno di intervenire. Ah, dobbiamo spendere, dobbiamo lì, dobbiamo. No, dovete niente. Guai! Allora, credo che questa discesa, questa salita qui alla bicocca, queste nostre cose, è un preludio. È un preludio a dire, ma allora, se sono entrato incidentalmente. In un nuovo paese, nel bel paese, l'Italia è il bel paese, fantastico, difficile paese, proprio tutte queste cose che sono belle, sono terribilmente difficili, ma belle. Se in qualche maniera a restare si è, resta, ci siamo, ci lavoriamo, stiamo anche abbastanza bene, non possiamo, non si diventa ricco con giardiniere, no? piantare alberi, non dà ricchezza, però. Si sapeva anche prima. Allora, però si sta bene, si, si lavora. Ed è allora prepararsi alla uscita. Allora uno si guarda in giro e dice, 360 gradi, ma quali sono i miei compagni? Quali sono i miei giovani follower? Non quelli su Facebook, ma quelli che lavorano con noi. Ed è cosa vogliono loro? Magari vogliono anche loro entrare. Ah, magari vogliono cacciarmi fuori. Allora bisogna stare attento, bisogna preparare questi processi. E vedete, questo non l'ho fatto io, ma ci siamo fatti di nuovo aiutare. Io vi prego tutti, fate, lasciatevi aiutare. Veramente. Io penso che tutti i sviluppi che abbiamo fatto in tutti questi anni, 30 anni qui, erano sempre così, con le tasche. Si sale, poi c'è terribile discesa, sconfitte, 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 e poi zoom, si sale. Poi terribile sconfitta, sempre legnate sulla testa, no? Sempre sconfitta, sempre perdite di concorsi, sempre colleghi che ti sputano addosso. Però mm. si sale su. La vita è un scivolone unico con una curva che ci dà energia. Allora questo hanno fatto i giovani collaboratori, fantastici, li avrei mm, abbracciati, senza di me. Ma solo con un coach. Vedete? Che bello. Ha detto: Ma chi siamo noi? Cuore, passione, curiosità. Senza curiosità non c'è vita. Coerenza. Beh, a un certo punto un po' di coerenza bisogna avere, no? La schiena dorsale, cioè, cioè qui ce l'abbiamo, no? Se no, diventiamo servi di chi passa per il momento, non va bene. E poi infine, bello questo ritmo. Non velocità. Ma ritmo, ritmo, musica, allegro, ma non troppo. Eh? Fantastico. Cuore. Vedete come mi piace questo cuore? Prendo l'iniziativa e me ne assumo la responsabilità. Non dire facciamo, si dovrebbe, ma va, si dovrebbe. Qualcuno ha detto, la via verso l'inferno è fatta con si dovrebbe. <ride> Allora mi assumo una responsabilità, curiosità. Favorisco proprio le soluzioni alternative senza dare mai niente per scontato, ma perché devo dare le cose scontate? Ma questo hanno fatto i giovani collaboratori 26 enne 28 enne fantastico, no? Allora fantastico questo, coerenza. Bisogna essere coerente e se tutti vogliono salire e se tu senti che è il momento di scendere scendi pure. Non succede niente e, se sei l'unico, ben venga. Ritmo: 17 secondi. Mi prendo il tempo necessario per soddisfare la mia crescita professionale. E personale, non c'è divisione tra professione e personale. Se volete sapere qualcosa di più, guardate lì. Noi siamo contenti di tutto questo. Grazie e vi auguro veramente una fantastica fine settimana qui.